Signori, le interviste più imbarazzanti della televisione, parte 2. You don't remember me. Cominciamo subito. Numero 5. Cominciamo non con un'intervista, ma con un'apparizione. Comincio dicendovi che apriamo con Mara Venier, Nancy Brilli, Rat De Gun, Johnny Depp. Ma che cazzo di evento è in cui trovi Mara Venier, Nancy Brilli e Johnny Depp? Ma deve esserci un glitch nella timeline. Non è Johnny Depp la superstar della serata? Era Michael Jackson. Ed è lì per consegnare un telegatto. Signore e signori, Michael Jackson! Fanno cacciara già da subito e non si capisce un cazzo. Cosa vi unisce? Cos'è il non c'è una cosa che unisce loro due. Ma non parlateli in 50 che già siamo italiani. Quello che arriverà alle sue orecchie è un misto di pasta, pizza, mandolino. The children of the world. It's been my passion. I love you, Michael! Chi cazzo se ne frega di quello che hai da dire? Facci vedere il cazzo, Michael! Porca troia, ma riusciamo sempre a farci riconoscere all'estero anche quando siamo in Italia. Vabbè, lui comunque è qui per dare il telegatto alla migliore trasmissione dell'anno. Fategli presentare il vincitore. La busta! La busta, dagli la busta. C'è bisogno. Anima mia! Ma come non c'è bisogno? Ma fategli fare qualcosa! Dice due parole, qualcuno gli parla sopra e dal fondo urla sconnesse. Questa non è un'intervista. È una cazzo di gita. Finalmente arriviamo alla fine. Michael deve uscire. Dove deve uscire? Destra? Sinistra? E nessuno se lo caga più. Grande, ciao. A questo punto, come sarà andata Johnny Depp? Johnny Depp! Mi dispiace non parlare italiano. No, grande, si è giocato la carta del mi spiace non parlo italiano e ritira il premio. Grande Gigi Depp. Thank you very much for this cat. Cazzo te ne fai dell'Oscar, Johnny? Adesso hai il telegatto. Numero 4. Proseguiamo con la regina indiscussa di queste classifiche. La Radio 2! Simona Ventura. È il 2009 e sta intervistando gli Oasis. Proprio così, nell'anno del loro scioglimento. Coincidenze. Gli Oasis non parlano mai insieme, per cui tocca a Noel. Noi? Che cosa intendi? Esiste un modo per mettere più a disagio gli ospiti in così poco tempo? Suonare la chitarra ti ha preservato da una vita da criminale. La musica salva la vita? Mi immagino così le domande che mi faranno quando mi ricovereranno al CERT. I think so. Sì, penso proprio di sì. Stringato come è giusto che sia, mica, ma fagli delle domande sul disco. So che sei, siete fan sfegatati del Manchester City. Why Manchester City not Manchester United? Ma chi ne scrive le domande in Rai? Thank you, veramente. Liam. Liam? Che cazzo è, mangime per maiali? E proprio mentre stanno smontando tutto... No, do you know Morgan? No. You don't remember me? No, il comico cringe, no! Eravamo io, Liam e Noel, ci chiamavamo gli Oasis. Un conto è la comicità emorroidale della Rai, un conto è prendere l'ospite internazionale e sbattergliela in faccia. Guardate la depressione di Noel. Hello darkness, my old friend. Numero 3. Mike, buongiorno. Intervista in Depeche Mode. What is your name? Dive. Questo è Dive, che sarebbe Davide, lui lo dice con un po' di accento. E beh, lì un po' di accento è inglese, che cazzo doveva dire? Ehi, tu sei Bruce Dickinson? No, sono Bruno Cazzo in figlio. Sto cazzo bisogna di italianizzare tutto, funziona anche sui nomi. What is your name? Alan. Martin. Martin, are you a boy or a girl? Sembra una femminuccia. Ma puttana merda, hai di fronte una band importante che viene dall'Inghilterra, non ti riesce di essere un attimo più rispettoso? Che si vede che è talmente spaventato che ha i capelli diritti. E dopo lo sfottò... arriva il momento maestrino. Che strumento è? Un oboe? Where does this instrument come from? From India. Ecco, questo deve essere il ragazzo più intelligente dei quattro. Vado da quello intelligente perché questo non capisce un cazzo. Quello sembrerebbe uno shome, un antenato della zampogna, uno strumento del XII secolo. Europeo. Fare il maestrino e saperne meno di loro. E dopo un altro esilarante riferimento alle pettinature... Con una pettinatura praticamente a cerchie. L'intervista giunge a termine. Mi stavo chiedendo come fanno a tenere i capelli così dritti. Niente, è una running gag troppo forte per non ripeterla almeno una terza volta. Curioso perché proviene da un uomo la cui pettinatura è letteralmente una F. Prossima. Numero 2. Al secondo posto c'è un entry molto veloce e prevede Simona Ventura, di nuovo. You look very good, always a trans. Che? Sempre un trans? That microphone here, is this yes. The one I can speak into? Questo, posso parlare yes. Qui? Ah, c'è un problema tecnico col microfono di Brian. I like this microphone very much. Questo microfono qui, guarda, proprio questo. Non c'è nessun problema tecnico. Brian. Cristo. I brani contengono spesso temi aggressività, amore, trasgressione. Quanto è autobiografico? Yeah. Sì. Per una volta che fanno domande con un senso e qui è un evento,
cazzo, impegnati. Beh, potevamo fare a meno, potevo farcela anch'io, ecco. In effetti. Tornerete in Italia? Yes, yes. All of a sudden I want a glass of milk. Vorrei un bicchiere di latte, è possibile? Raga! Cioè, si sta ribaltando la situazione! Per una volta non è l'intervistatore ad aver reso l'intervista tristissima, ma l'artista! Mettiti in fila, caro! Brian! Che cazzo fai? Ehi, lo vuoi un buono Amazon da 30 euro? Il bigliettino sotto la porta, cos'è un motel questo? Se ti abboni a NordVPN riceverai un buono regalo Amazon. E perché mai avrei bisogno di un abbonamento a una VPN? Nessuno ha bisogno di protezione di anti-malware fino a che non gli rubano i dati. Non è così, caro 35168110? Sarebbe? Il tuo indirizzo IP attuale. Figlio di puttana! E poi l'abbonamento a NordVPN comporta tante altre belle cosine scritte in inglese, tipo Threat Protection, anti-malware, dark web monitor. Non ho capito una psicominchia. Ecco, sono tutte quelle cose di cui avresti bisogno per navigare in sicurezza. Non potevi provare il mio punto meglio di così? Non lo so, sono ancora indeciso. Sì? Ah, ok. Sappi che il buono Amazon è disponibile solo fino al 1° ottobre. Va bene, ho capito. NordVPN numero 1. Alla numero 1 dell'anno scorso trovavamo un'intervista su Rai 1 ad uno degli artisti più iconici della musica inglese, David Bowie, tenuta da Celentano. Quest'anno, alla numero 1, troviamo un'intervista su Rai 1 ad uno degli artisti più iconici della musica inglese, Elton John, fatta da Celentano. Senti Elton, volevo farti una domanda. Adriano, ti scongiuro, fai domande sensate. Se per caso tu andassi in una trasmissione come questa e ci fosse un conduttore, che domanda ti farebbe? Ma che cazzo è l'interrogazione a piacere? Dai, sei venuto qui, su, dimmi quello che ti sei preparato. Ma che cazzo fai? I don't know. E tu cosa rispondi? Riusciamo a non mettere in imbarazzo l'ospite già dalla prima cazzo di domanda? Tu porti sempre dei capelli strani. Non è passato neanche un minuto e già lo odia. Ma non c'è un motivo. Well, there's no reason, but there's no reason for me doing Italian television. Mi ricorda qualcosa. Having met this occasion, we never need to meet in the future. E altre domande altrettanto di livello. So che hai 4.000 paia di occhiali. No, that's not true. Questo non è vero. Maybe. Negli altri paesi, come si comportano nelle interviste? That's one hell of a jacket, Elton. Oh, it certainly is. Are you a fan of Jim Reeves? You just did a Jim Reeves? Yeah, I like that old country and western music. What about the new country stuff that's out now? There are some really good stuff. Visto? Bella giacca. Battutina veloce. Parte l'intervista, basta cazzate. Mentre noi... Io è tanto che ti conosco, eppure tu hai l'aria di essere un bambino. Non ho una cazzo di parola. Adriano, fenomeno d'altri tempi. In pochi capiscono la sua grande intelligenza e non restano spiazzati con la sua unica comunicazione. Non sono mai stato così felice di essere un idiota. Basta, sto rischiando l'ennesimo aneurisma. Ci vediamo la settimana prossima. Se non l'hai visto, guarda questo video qua. Grandi. Non c'è serie che mi mette di malumore come questa.